In apertura di questa nostra nuova edizione delle Breaking News parliamo dell'assalto alla sede nazionale della CGIL a Roma avvenuto lo scorso ottobre a margine di una manifestazione contro il Green Pass. Tra le prime condanne non c'è l'aretino Lorenzo Franceschi, detto il ciclone. Per lui è avvenuta la revoca dei domiciliari, scatta l'obbligo di firma 3 volte a settimana fino alla data del processo che è in programma. Il prossimo 7 settembre. Cambiamo adesso argomento per parlare di nuovi scenari e prospettive per le imprese. Queste le tematiche affrontate a Cortona all'interno dell'Assemblea annuale degli industriali della Toscana del Sud. Presente anche il vicepresidente nazionale di Confindustria, Emanuele Orsini, che ha parlato anche di PNRR e ha lanciato un appello al governo. Serve fare subito le riforme. Ed infine andiamo a Tegoleto per parlare di eventi e iniziative con il ritorno di Cinema Sotto le Stelle. 3 proiezioni in Piazza della Chiesa per riflettere sui temi della diversità e dell'inclusione. Prima pellicola proiettata il prossimo mercoledì 13 di luglio a partire dalle 21:30. Questa è al momento la nostra ultima notizia. Per continuare a rimanere informati seguite Teletruria.